Ok, vediamo un po' cosa adoperiamo per questa messa a punto. E intanto adopereremo il mio Fido Riser Nero, tiller a zero, quindi partenza tranquillamente tiller a zero, brace io che adopero 66 pollici di lunghezza totale e 8 un quarto, 8 pollici un quarto. Altre cose da dire non ce n'è, ne abbiamo già parlato mille volte per quanto riguarda il bottone, center shot normale, messo a punto poi più avanti con altri sistemi. Come flettenti adopero i nuovissimi flettenti di Davide Vicini, che sono con un profilo innovativo, sono flettenti in legno e carbonio, veramente a quanto pare straordinari. Vedremo la messa a punto, vedremo anche come funzionano, se possono essere interessanti e interessanti. Io li ho già provati, ne sono molto soddisfatto, vedremo anche per quanto riguarda la messa a punto, il rumore e quant'altro, come ottimizzare il tutto. Niente, ora monterò l'arco, questa è il telaio per la prova della carta, proveremo come prima fase a ottimizzare il punto di incocco e ad ottimizzare la freccia, quindi la freccia dovrà uscire perfettamente per proseguire nel nostro lavoro di messa a punto. Utilizzeremo unicamente frecce spennate. Utilizzeremo unicamente frecce spennate perché non si deve raddrizzare neanche quando parte la freccia. Io devo capire immediatamente, secondo il mio modo di rilasciare, secondo il mio stile di tiro, il mio ancoraggio, secondo un sacco di fattori che sono personali, che non esistono, non sono uguali a tutti, io dovrò verificare con le frecce spennate, ovviamente il mio modo di tirare dovrà essere consolidato, la mia tecnica dovrà essere un tantino affinata, diciamo che per ottenere questo, come ho sempre detto, dovremmo essere in grado di tirare 6 frecce a 15 metri e la nostra rosata dovrà essere almeno di 20 cm di diametro. Diciamo almeno 5 frecce su 6, ne scartiamo una e le rimanenti 5 frecce dovranno essere all'interno di un cerchio con un diametro di 20 cm. Perché questo? Se noi riusciamo a ottenere questo, riusciamo ad avere 5 frecce con un diametro di 20 cm a 15 metri, non è che non possiamo fare messa a punto, ce la dobbiamo dimenticare, è che la messa a punto prevede una tecnica abbastanza consolidata, se no i risultati potrebbero essere contrastanti e potrebbero fornire. Invece se abbiamo una tecnica abbastanza consolidata nel nostro modo di tirare, tutto avviene con più facilità e abbiamo anche dei risultati abbastanza attenti. Mi raccomando, come dico sempre, la messa a punto si fa solo ed esclusivamente quando tiriamo bene, non quando tiriamo male e proviamo a mettere a punto. No, non funziona così. Quando stiamo tirando bene e abbiamo tirato un po', quindi i nostri muscoli sono ben riscaldati, allora possiamo metterci a far uso. Ora vediamo la messa a punto con le frecce spettate.